Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 19, dal versetto 27 in poi, Pietro pone una domanda a Gesù. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? Malgrado la generosità così bella dell'abbandono di tutto, Pietro, come del resto gli altri apostoli, ha ancora la vecchia mentalità. Ha abbandonato tutto, ma vuole ricevere qualcosa in cambio. È ancora prigioniero della mentalità economica, servile, fatta di contratti scritti e a termine. È straordinario notare che Gesù non rimprovera Pietro, ma lo aiuta a cambiare prospettiva. Non sono le cose che fanno felici, ma le persone. Seguire Gesù significa fare un cammino scomodo, che non è quello del successo, della gloria passeggera, ma quello che conduce alla vera libertà, quella che ci libera dall'egoismo e dal peccato. Noi siamo imprigionati dal possesso delle cose, degli affetti e di tutto, con una mentalità mondana che pone il proprio io e i propri interessi al centro dell'esistenza. Gesù ci libera da questo e da tutto ciò che ci tiene in ostaggio della paura di non possedere e di perdere. Dice Gesù: chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Il guadagno consiste non nell'avere più cose, ma nella vita che si arricchisce da dentro e avere una vita in cui non il possesso, ma il gusto delle cose alla meglio. Se ci si fida del Signore e lo si segue, la vita non sarà sprecata, buttata. Il paradiso non sarà una fuga dalla realtà, ma questa stessa vita sarà piena di gioie e di gratificazioni. San Benedetto, che oggi celebriamo, questo ci insegna: nulla anteporre a Cristo. Buona giornata a tutti, nella pace e nella gioia del Signore.